Ed eccoci qua, bentornati, ben ritrovati su Scambio Figurine, benvenuti a chi magari non ha mai partecipato a questo momento perché si è iscritto da poco su Scambio Figurine, un caloroso benvenuto. Io sono Gianluca, per chi non mi conosce, per chi mi conosce mi conoscono, esatto, e benvenuti in questo spazio in cui cerco di raccontarvi appunto un po' tutto quello che accade nel mondo delle figurine, quello che accade sulla nostra piattaforma, le novità, le cose che ci saranno, le idee che ho per la mente, insomma tutto quello che scorre tutto intorno a voi. Centesima puntata, sono molto orgoglioso di aver raggiunto questo punto, perché in questi anni, insomma, 100 volte avete visto, avete sentito la mia voce e ho cercato appunto di tenervi compagnia, ma soprattutto anch'io di fare un po' di community, di raccontarvi, far vedere un po' il dietro alle quinte di tutto quello che c'è, di quello che vedete quando scambiate le figurine su Scambio Figurine, e sono molto contento di essere arrivato a questa centesima puntata. Certo, si poteva festeggiare in una location diversa, ma il budget passa alla macchina e quindi insomma direi che comunque forse vedete nello sfondo, vediamo se si vede, no non si vede, c'era la mia bicicletta. Comunque vabbè, insomma questo è il mio studio. Ogni tanto faccio le puntate alla macchina, a volte da casa, a volte insomma lo faccio soltanto in audio, perché per chi non ama l'horror, oppure ovvero che vuole vedere la mia faccia su YouTube e magari preferisce una voce suadente da radio, da podcast, come sto facendo in questo momento, perché non mi sta vedendo, ovviamente perché sta vedendo un deficiente che fa la voce e la faccia un po', hai capito, un po' da attore, no? Capisci, no? Così? e niente, insomma, è bello passare questo momento insieme a voi. È settembre. Settembre finalmente si inizia un po' a rifiatare dopo questa estate caldissima, torrida, non se ne poteva più. Ho appena fatto una settimanina di relax così in un posto in montagna a prendere un po' di fresco, 14-15 gradi, ah che bello, rispetto ai 35-40 di Bologna che non se ne poteva più. E insomma, e siamo qua. Settembre è il momento in cui anche le case editrici, gli editori, la nostra cara Panini, la nostra Tops e chi più ne ha più ne metta si rimettono in pista con le nuove raccolte, e effettivamente sono partite queste 2, 3, 4, 5 raccolte, che comunque vabbè, gli Adrenaline 2022-2023, Anteprima Calciatore 2022-2023, sempre della Panini, e la Tops si è portata avanti con i Minions 2, questi simpatici personaggi gialli che oltre a farci sorridere al cinema ci fanno sorridere anche con le figurine. Abbiamo ricominciato, come dicevo, ringrazio sempre tutti i sostenitori che in questo periodo hanno dato, diciamo, anche il loro contributo per sostenere la causa e la piattaforma, che sono molto contento. Questa settimana ci sono state 4 donazioni: Mattia Simone, Emanuele Rasicci, Elisa M2311 e Orso Bianco. Mi sono piaciute di loro un paio di motivazioni. Mattia Simone dice: Scambio Figurine, un ottimo sito che ti fa risparmiare soldi e tempo. Spero che sia così anche per voi, insomma, che vi divertiate e vi fa risparmiare appunto soldi e tempo, perché comunque il tempo è denaro e il denaro fa ovviamente risparmiare, fa stare bene anche. E anche quella di Orsetto Bianco che dice, la leggo e ce l'ho qua sotto: strumento di grande valore pratico per i genitori disperati come me, per aiutare i figli piccoli a completare le loro adorate collezioni, ma di ancor più grande valore educativo per i più grandicelli, per insegnare loro il valore di una gestione ordinata e di relazioni cordiali ed efficaci. Quindi Scambio Figurine, oltre ad essere uno strumento sostenibile, è anche uno strumento educativo, una piattaforma educativa che fa crescere grandi e piccini nei rapporti, nell'organizzazione, per migliorare se stessi e per migliorare quello che è il rapporto con il mondo esterno. Quindi ringrazio ancora, ripeto, Mattia Simone, Emanuele Rasicci, Elisa M2311, Orsetto Bianco, per queste donazioni fatte questa settimana. E, grazie ancora, ovviamente io sono abbastanza trasparente, poi comunque con loro ho chattato, quindi insomma li ringrazio sempre infinitamente tutti quanti. E, ovviamente, scusa, stavo dimenticando il mitico Max17 che è al momento è il primo e unico supporter di Scambio Figurine. Supporter significa che fa una donazione mensile, tutti i mesi lui è contento di donare a Scambio Figurine il suo contributo.
Quindi grazie ancora a Max17 se mi stai ascoltando, a parte il fatto che ci parliamo continuamente, però ti ringrazio. Che novità ci sono? Che novità ci saranno quest'anno? Ci saranno tantissime novità, siamo tutti in attesa delle belle diciamo raccolte che tutti aspettiamo, quella dei calciatori, quella dei cucciolotti, anche se l'anno scorso i cucciolotti non hanno avuto il successo diciamo su scambio figurine che meritava, perché comunque siamo arrivati circa a un 800-900 utenti iscritti, ma l'anno scorso oltre ai calciatori l'ha fatta da padrone la raccolta di Harry Potter della Conner, che ha avuto un boom, quasi 1800 iscritti, cioè una roba impressionante. Peraltro sapete che le agenzie marketing che lavorano per la Conner mi ha contattato scambio figurine per creare una sorta di partnership anche per il futuro, e chissà che cosa verrà fuori quest'anno. Spero qualcosa di buono per voi, soprattutto per chi fa le raccolte appunto di questi ipermercati, queste catene di distribuzione. Ci sono state questa settimana modifiche al sito importanti che hanno migliorato le performance, spero ve ne siate accorti, qualcuno se ne è accorto, perché mentre stavo facendo ho creato un piccolo problema e dicevo non si vede più niente, effettivamente, però insomma quando si lavora sul vivo e a cuore aperto funziona così. Nell'informatica in teoria bisognerebbe avere un ambiente di sviluppo in cui fare tutte le prove e un ambiente di produzione in cui portare le prove fatte funzionanti, ma purtroppo a me piace lavorare a cuore aperto, e ogni tanto uno zampino di sangue salta fuori, ma subito tamponiamo, cuciamo, facciamo tutto quello che serve. Ci saranno anche nuove funzionalità, soprattutto il miglioramento dell'interfaccia e della vostra esperienza di navigazione, insomma quando siete sul sito. Nuove idee vi coinvolgerò per chiedere anche tutti i vostri pareri, che cosa vi piacerebbe avere in più, cosa che ho già fatto in passato. Sto ovviamente prendendo tutte le cose più votate per cercare di metterle a terra, diciamo, su questa piattaforma. E non dimenticatevi soprattutto che da qui alla fine dell'anno ci sono ancora gli ultimi 3-4 mesi, perché c'è comunque settembre, ottobre, novembre, dicembre, 4 mesi appunto per dare il vostro voto al Top Rated 2022. Che cos'è il Top Rated 2022? Se non lo sapete ancora, è quello che secondo voi è stato il miglior scambio per voi all'interno di tutti gli scambi che avete fatto. Ovviamente tutti quelli che riceveranno il vostro bollino gold del Top Rated saranno valutati, e chi ne riceverà di più diventerà il Top Rated 2022. Quindi votate, votate, votate. Ci stiamo avvicinando a un periodo di votazioni per altre cose un po' più importanti, anche se detta fra me e voi non ho molta fiducia di questa gente, così non ho mai avuto grossa fiducia nella politica, ma vabbè, questo è un mio parere, spero di non farmi nemici nessuno, però comunque insomma votate, votate, vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio. Scusate, sono sempre, è la prima puntata della, mi devo un po' scaldare, quindi devo qualche cazzata devo sparare. E niente, non mi viene da aggiungere altro. Abbiamo fatto questa puntata, appunto questa puntata celebrativa delle 100 puntate di questo momento, che io ho chiamato le indirette, perché una volta erano dirette, adesso sono diventate indirette, piuttosto che chiamare le differite le chiamo indirette, per cui chi le vede o chi le sente successivamente saranno in differita, chi le vede in diretta nessuno, però magari faccio, non so, ad esempio su YouTube faccio la premiere, per cui potete vederlo mentre sta per essere pubblicata. A proposito di YouTube, di Facebook e di vari podcast, vi consiglio sempre di seguire Scambio Figurine sui canali social, sulle piattaforme social più conosciute, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, e ascoltare questo contributo su Spreaker o Spotify, che sono le piattaforme podcast più note. Poi ovviamente c'è Apple Podcast, su cui non ci sono, Amazon Music, Google Podcast, insomma ce ne sono di tutte e di più. Ci sono anche le vecchie puntate, se volete andare ad ascoltare, alcune sono interessanti, e anche su YouTube ci sono le vecchie dirette che vi consiglio di andare, soprattutto la puntata dove si parla del pollicione. I hate pollicione. Comunque beh, chi la vuole andare a vedere, si vada a vedere i vecchi video su YouTube. Se state guardando questo contributo su YouTube, appunto, e non siete registrati, sottoscrivetevi al canale YouTube, perché più siamo, più il verbo di scambio figurine viene espanso al mondo, evangelizzate il mondo, siate evangelisti di scambio figurine e facciamo crescere la nostra community. Vi ricordo anche quest'ultima cosa, che potete condividere il sito con un vostro amico, un vostro conoscente, qualcuno che portate su scambio figurine, che vi regalerà un punto YouJoin
informati, e piano piano vi racconterò tutto, soprattutto a quelli che si sono registrati da poco. Peraltro, ogni volta che qualcuno si registra c'è una sorta di customer journey, che praticamente è un messaggio al giorno in automatico che vado a raccontare un po' tutte le cose, do qualche consiglio in modo tale che possano vivere la loro esperienza su Scambio Figurine al meglio, ma soprattutto sfruttarne tutti i vantaggi. Vi do appuntamento alla prossima puntata, che sarà la 101esima puntata. Continuate così, continuate a condividere il sito, seguite sui social, chiedetemi tutto quello che volete, scrivetemi se avete bisogno di parlarmi, se avete bisogno di aiuto sapete che vi rispondo sempre. Mi raccomando, scambiate come se non ci fosse un domani, mangiate le verdure e ci vediamo presto. Alla prossima, ciao!